Siete in molti a chiedermi cosa penso inerente all'omicidio di Giulia Tramontano, ma che cosa devo dire, perché penso sia unanime il pensiero, anzi non voglio neanche espormi più di tanto perché ogni parola sgradevole, vergognosa, cafona è anche minima, cioè sarebbe veramente futile perché non esiste una terminologia per qualificare una testa di cazzo del genere. Ma andiamo con ordine. Sono appena emerse altre notizie che ho appena letto sui migliori quotidiani e anche sul web, che lui ha avuto il barbaro coraggio che dopo averla uccisa è rimasto lì 4 ore a casa con lei morta di fronte a lui. E poi tranquillamente si è lavato la faccia e se n'è andato così bello e beato dalla sua amante. Ora, innanzitutto ti ha assodato che tu sia un folle e sei una persona di merda. Ma la notizia che mi fa ancora più schifo è che il giorno prima Giulia ha avuto, da grande donna, l'incontro con questa amante qua, questa ragazza statunitense. E la cosa assurda è che c'è stata anche solidarietà femminile, dove Giulia ha capito che il suo uomo era propenso sull'altra donna. Lui cosa fa? Le dà appuntamento e la uccide. Attenzione, non uccide lei, uccide un'altra persona perché era incinta e tra l'altro uccidi praticamente 2 persone e poi non contento prendi delle buste di plastica e le vuoi dar fuoco. Cioè tu vuoi dar fuoco? Tu sei un grande pezzo di merda, sei tu. Altro che bisogna adesso fare tutta la burocrazia, adesso sei ad opera a fare tutto quanto, il giudice, il tribunale. Tu hai bisogno della sedia elettrica, la sedia elettrica, ma non quella 10 miliardi di volte, quella poco a poco che devi stare un mese sulla sedia elettrica e devi crepare ogni secondo perché sei una merda di persona. Questo è quello che penso.